Ciao ragazzi, sono Agnese, sono insegnante di scuola primaria e mi occupo di educazione scientifica, tecnologica, digitale e in particolare di web, social network e di tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia. Noi siamo continuamente sul web. Siamo in una società iperconnessa, siamo sempre collegati con i nostri smartphone. È uno spazio digitale nel quale prosegue la nostra vita reale e abbiamo la possibilità di accedere a una vastissima quantità di contenuti e informazioni, testi, immagini, video. E poi abbiamo la possibilità di accedere ad alcuni servizi, per esempio la posta elettronica, servizi di messaggistica, le chat, download di programmi, applicazioni, giochi, o seguire TV e radio in streaming. Il web è uno spazio che possiamo utilizzare semplicemente per prendere dei contenuti, ma possiamo anche utilizzarlo per produrre questi contenuti e metterli in condivisione con gli altri, quindi essere editori. E tutto questo può essere fatto soprattutto sui social network. Sui social network abbiamo la possibilità di costruire delle reti di contatti, quindi aumentare l'interazione con le persone che abbiamo conosciuto su queste piattaforme. Questo ci serve per avvicinare persone anche molto lontane, per condividere ciò che abbiamo prodotto e poi anche per decidere di organizzare degli eventi, delle manifestazioni, degli incontri anche dal vivo. Un accorgimento importante che dobbiamo avere sui social network riguarda la nostra privacy. Dobbiamo essere sempre consapevoli che stiamo condividendo dei dati personali nostri, la nostra immagine, la nostra posizione, quindi la geolocalizzazione e anche la nostra reputazione. La nostra reputazione è il modo in cui gli altri ci vedono e ci considerano e in parte anche ci giudicano, quindi è opportuno e ha senso che la nostra reputazione rimanga più che alta, quindi è bene condividere ciò che ci riguarda, ma facendo una scelta, quindi non tutto, non sempre e comunque. Sui social network le interazioni avvengono soprattutto utilizzando il linguaggio. Quindi è importante utilizzare un linguaggio rispettoso, prima di tutto di noi stessi e poi anche degli altri. Quindi la comunicazione deve essere sempre sottoposta alla nostra responsabilità. Siamo responsabili di quello che diciamo o anche di quello che condividiamo. Quindi verificare le notizie che diamo e cercare di avere sempre un atteggiamento di ascolto e di condivisione autentica nei confronti degli altri. Il modo in cui parliamo con gli altri è il modo che ci contraddistingue, quindi le nostre parole corrispondono al nostro pensiero e costruiscono anche l'immagine che noi stiamo dando di noi stessi, quindi utilizzare un linguaggio adeguato ci permette di presentarci in un certo modo e soprattutto di non creare un'immagine falsa della nostra persona. Il web e i social network sono uno spazio molto interessante e anche divertente per condividere contenuti e informazioni. Usiamoli in modo responsabile perché ne vale la pena. Thank you.